Ciao a tutti, siamo qui con Demis che ci porta questo bellissimo cosplay da Overwatch per questo Xenon 2019. Demis, hai piacere di dirci qualcosa su questo tuo costume, ad esempio quando è che hai deciso di realizzarlo e quanto tempo ci sei stato o qualche altro dettaglio che ti fa piacere farci sapere? Ciao a tutti, piacere. Ho cominciato 2 anni e mezzo fa dopo l'esperienza sempre qui a Luplay con la precedente armatura che avevo portato War Machine. E niente, ci siamo messi con mio fratello a decidere di aggiornare un po' i nostri obiettivi perché eravamo un po' retro, un po' anni 80, invece con questi personaggi degli ultimi giochini, diciamo delle PlayStation e varie, e ci siamo decisi di fare questo personaggio molto difficile, però proprio perché è difficile era proprio l'obiettivo principale. Molto velocemente, quali materiali hai utilizzato per realizzare sia l'accessorio che il cosplay? Allora, in generale ho usato il foam, la spada ovviamente no perché è un po' più rigida, quindi la base è di legno e invece la lama è fatta di plexiglass. È stata dura? È durissima perché poi non torna mai niente e anche oggi qualcosina non torna, però vabbè dai, essendo la prima volta oggi qualcosina non deve andare bene come è giusto che sia. Intanto grazie per essere qua con noi perché so che lì sotto stai sudando a fontana. Visto che hai parlato della realizzazione del costume e anche di tuo fratello appunto che ti aiuta, se ci puoi parlare per quanto riguarda i circuiti, visto che sei tutto illuminato, se te ne occupi tu, se te ne occupa tuo fratello, se ve ne occupate insieme e se magari, non so, anche cosa fate nella vita, se è qualcosa che si lega a un eventuale lavoro. Allora, mio fratello è l'anima di tutto questo perché è lui che mi carica e mi dà sempre coraggio a migliorare perché io mi abbatto subito e quindi invece lui è sempre quello che mi stimola a migliorare. Lui è stato il realizzatore dei colori e invece il LED e tutto il resto l'ho fatto io, però sostanzialmente sono stato io. E il lavoro non ci casta niente perché uno fa il giardiniere, uno fa il soccorritore con l'ambulanza, quindi proprio niente. Una passione. Bene, tu mi dicevi che fai cosplay da un pochettino di tempo e ti sei un po' reinventato con questi cosplay da nuovi videogiochi. Hai realizzato in passato invece, oltre che War Machine, qualche altro cosplay magari inerente a qualcosa di più vecchio, o ci vuoi parlare di un tuo ex costume che ti ha dato particolari soddisfazioni o che ti evoca particolari bei ricordi? Allora, in realtà noi abbiamo cominciato 3 anni fa così per scherzo, per gioco, realizzando appunto War Machine. Siamo partiti subito con un personaggio grosso e difficile, soprattutto per il fucile che è stato un lavoro di 6 mesi. E quindi questo è il secondo cosplay sostanzialmente, quindi è solo da 3 anni che lo facciamo, niente di più. Bene, complimenti. Grazie. Hai parlato appunto di War Machine e della tua esibizione sempre qui allo Uplay Pisa. Volevo chiederti, come ho chiesto anche ad altri concorrenti che hanno già partecipato ad edizioni precedenti, cosa ne pensi di questo Xenon che si vuole differenziare un po' dalle gare precedenti che ci sono state allo Uplay Pisa e che ha introdotto diverse novità? Allora, innanzitutto io come fratello abbiamo sempre detto che è inutile andare a tutti gli eventi perché non ci rappresentano, andiamo solo agli eventi che ne vale veramente la pena, perché non tutti hanno gli spogliatoi ad esempio, non tutti hanno un palcoscenico, non tutti hanno i video, le foto, le interviste, ovviamente questa è una cosa proprio innovativa e quindi è inutile andare in un parco normale con tanti pagliacci, fra virgolette. Io preferisco perdere, fra virgolette, con tanti grossi che vincere con piccolini. Sinceramente preferisco l'esibizione vera, proprio perché so che c'è stato dietro un lavoro di 2 anni e come tanti altri. Preferisco questo e non dico altro. Un po' di sana competizione che assolutamente ci sta, mi trovi d'accordo, quindi per questo ti chiedo, Demis, guarda in camera e lancia un messaggio a tutti i tuoi colleghi cosplayer e avversari di oggi su questo palco. Siete sicuri di voler partecipare? Life in story mode.
we out.